Ed eccoci qua, bentornati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue le Fonti HR TV Week, progettare la ripartenza, le opportunità del Next Normal. Questo è il nome del blocco, sicuramente molto interessante, flessibile, ibrido e sempre più smart. Così si prospetta il futuro del lavoro. Ma da dove partire per costruire la prossima normalità lavorativa? Questa è una domanda che certamente rimane insieme a Sodexo e Alleanza Assicurazioni. Parleremo di cosa abbiamo imparato dall'esperienza di lockdown, dei sistemi di supporto alle persone attuali e quelle future, dei nuovi stili di leadership necessari per affrontare la prossima fase di ripartenza e come bilanciare operatività e socialità in contesti organizzativi che sono destinati a non tornare più come prima. Certamente dopo il lockdown e dopo la pandemia da Covid-19, sono in compagnia di Nadia Bertà, HR VP Mediterranean Region Sodexo. Buon pomeriggio, ben ritrovata. Grazie, grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti e mi scuso per non essere in diretta, ma funzionava tutto e non riesco ad entrare adesso, mi scuso tantissimo. Grazie, Nessun grazie mille problema, per siamo l'invito. in compagnia anche di Marina Montepilli, Head of HR Alleanza Assicurazioni. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio e grazie per l'opportunità. Ecco, dottoressa Montepilli, vorrei partire appunto da lei. Cosa ci portiamo a casa dall'esperienza di lockdown in termini di assistenza e supporto ai dipendenti? Guardi, ci portiamo a casa molte lezioni. Innanzitutto una capacità e un'agilità di muoverci in contemporanea sia sull'hard caring che sul soft caring. Cosa intendo con questo? Ci siamo portati a casa il fatto di riuscire a essere un punto di riferimento per tutti i dipendenti, garantendo al contempo sia l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, il reperimento di DPI, spiegare a tutte le nostre persone sul territorio come e dove potevano procedere, potevano lavorare. Alleanza 4.000 dipendenti è una rete diretta distribuita su tutto il territorio. Quindi al contempo c'era questa necessità di dare certezza e sicurezza in questo mondo che stava mutando velocemente su scenari sconosciuti a tutti noi, la capacità di tradurre i DPCM e in contemporanea operare con una comunicazione chiara che desse degli orizzonti, che riuscisse a tradurre che cosa accadeva di giorno in giorno. In contemporanea operando anche sul soft caring, chiamandolo soft, ma ci riferiamo comunque, oltre ovviamente ai temi della comunicazione, abbiamo attivato anche dei supporti medici e psicologici in tutto il periodo emergenziale, con un servizio telefonico 7 giorni su 7 con Europe Assistance e un'iniziativa specifica di life coach, perché le persone erano anche in difficoltà, impaurite, potevano avere temi di qualsiasi natura, comunque, da quello medico a quello psicologico a quello professionale. Abbiamo introdotto poi anche delle leve, se volete più soft, ma sempre di sostegno, con un'azione HR, proprio di una virtuale pausa caffè, one-to-one con i dipendenti, per sapere come stavano andando le relazioni professionali e le situazioni individuali. Quindi qual è la lesson learned? La lesson learned è che ci ha aiutato l'agilità e la velocità, che presumo siano due temi che ci porteremo comunque avanti anche in tutto il periodo che ci attende. Ecco, Grazie. vorrei appunto sentire anche dottoressa Bertaggia appunto che cosa ha imparato, che cosa avete imparato appunto dal lockdown. Sì, prima di tutto che cosa abbiamo fatto e che cosa abbiamo imparato facendo, perché è stata una situazione molto molto difficile, in quanto noi, a differenza della collega, abbiamo dei settori molto attivi anche sul mercato, che sono stati attivi anche durante il periodo Covid, agendo su scuole, aziende, ospedali, RSA. Ovviamente abbiamo avuto le scuole chiuse dall'inizio, le aziende chiuse a metà e la sanità e le RSA dove i nostri dipendenti hanno dovuto operare continuamente. Per cui nelle scuole abbiamo dovuto attivare gli ammortizzatori sociali e negli ammortizzatori sociali ovviamente abbiamo visto la prima sofferenza di persone che improvvisamente si sono trovati a casa, che
con un introito economico molto ridotto e in una situazione ben diversa. Le aziende operando a metà in una situazione di precarietà, perché la paura c'era e continuava ad esserci, la sanità dove tutti hanno dovuto lavorare con un rischio tremendo, per cui l'emergenza Covid è stata veramente dirompente nelle nostre vite personali e professionali, e da qui la messa a punto di 3 progetti proprio per la sicurezza, il supporto, ma non solo quello dal punto di vista fisico, ma anche l'aiuto alle nostre persone, l'ascolto, l'indirizzo a chi rivolgersi di fronte alle tempeste emotive che queste persone percepivano, un programma che abbiamo definito Employee Relief Program per supportare economicamente tutte le persone che erano rimaste sostanzialmente improvvisamente a casa, e quindi abbiamo eliminato tutti i bonus del management per ridistribuire questo alle nostre persone, e un ringraziamento e un riconoscimento dei nostri eroi per tutte le persone che hanno dovuto sfidare il Covid lavorando al 100%. In questo senso abbiamo imparato che la nostra presenza, la presenza dell'azienda verso i nostri collaboratori è fondamentale. Non bisogna mai perdere il collegamento con le nostre persone, e la comunicazione è fondamentale in questo. Ecco, dopo le sfide vissute in questi mesi, come si prospetta il next normal? Su quali attività concentrarsi per garantire una ripartenza efficace? Dottoressa Montepilli, vorrei sentire lei. Guardi, in merito appunto anche alle lesson learned, il next normal, che comunque riguarda veramente, credo che sia un pensiero che riguardi tutte le aziende. Sicuramente ripartire da un tema di ascolto e di nuovo approccio alle relazioni organizzative. A questo mi riferisco nelle relazioni fra tutti i collaboratori e i loro manager. Quindi non so ogni azienda che quantità deciderà di utilizzare nuovamente, laddove è possibile, questo mix di smart working e lavoro in presenza. Sicuramente sono cambiate le modalità della relazione e le modalità con cui misurare le prestazioni. L'emergenza ci aveva riportato a dare indicazioni di task quotidiani, perché l'emergenza lo comportava, ogni mattina non si sapeva cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. Per ripartire bisogna ritornare a saper comunicare molto bene gli obiettivi dell'azienda, lavorare sui mindset di tutti i manager e dei dipendenti, e saper lavorare per obiettivi con dei KPI che si prestano, che siano trasparenti, chiari e semplici, che consentano a tutti quindi di sapere quanto si incide con la propria attività, a prescindere che si sia in ufficio, che si usino dei nuovi tools, perché il digitale ci ha aiutato molto, e anche questo è un next normal che ci attende. Ricordo che il digitale è stato fondamentale, sono comunque tools che senza un nuovo approccio nel saperli utilizzare lasceranno poi poco anche come memoria. In più, un altro punto di next normal è sicuramente un maggior utilizzo di una delega, un patto di trust all'interno delle aziende. Quindi la delega avviene attraverso l'ascolto, io l'ho utilizzata molto, molto di più durante il periodo emergenziale, ero convinta di essere una persona che già delegava molto, ho scoperto che non era così, quindi mi sono ritrovata in mezzo a tutte le priorità a delegare molto di più, e questo ha portato a un emergere anche di nuove competenze di tutte le persone che questa delega la ricevevano orgogliose e la agivano. Quindi l'altro punto è che bisognerà quindi supportare i manager e tutti coloro che gestiscono persone in questo cambiamento, perché non è facile saper gestire persone e sapere dare indicazioni in un momento di change così intenso. Ecco, invece lei, Bertaggia, che cosa ne pensa? Ma prima di tutto dirò delle ovvietà, ma devo ripeterlo, la modalità non può più essere quella di fare come facevamo prima, perché è naturale che uno degli impatti principali delle pandemie è proprio quello di attivare cambiamenti che poi perdurano nel tempo, quindi serve consapevolezza per arrivare alla definizione di una nuova normalità, del next normal.
Noi come Sodexo abbiamo per esempio messo a punto un progetto che serve a noi, per le nostre persone, ma anche per i nostri clienti, che si chiama Rise with Sodexo, che significa proprio letteralmente per rialzarci insieme da questo momento e guardare avanti proprio con un approccio, usando un approccio sistemico in cui attivare le giuste soluzioni, combinando da un lato la sicurezza e il benessere con l'efficienza e la produttività. Quindi, oltre a sposare in pieno quello che la collega ha messo in piedi e ha citato come azioni correttive, in questo programma noi presidiamo sostanzialmente 5 aree di intervento. La pianificazione vera e propria della ripartenza, delle ripartenze, perché a questo punto questa è una seconda, sarà una seconda ripartenza, di sicuro proteggere la salute e la sicurezza delle nostre persone e, diciamo, supportare il benessere, perché ridisegnare gli spazi e gli ambienti. Ma ritorno sul concetto di benessere, perché è fondamentale, in quanto il concetto di benessere comincia a variare, e mentre dobbiamo dare per scontato il concetto di sicurezza, questo è un must, il concetto di benessere che dobbiamo considerare per il futuro è più ampio, considera anche aspetti di alimentazione sana, i servizi alle persone e alle imprese, il benessere psicologico che dobbiamo garantire anche alle nostre persone, l'ambiente e la sostenibilità, quindi si amplia il concetto di sicurezza. Credo serva partire proprio da qui per ragionare su un riavvio del business, per riavviare la crescita del business e assicurare una ripartenza efficace. Se vogliamo citare un esempio, poi mi taccio, il concetto di smart working, che smart working non era, e quindi da qui vediamo, noi abbiamo svolto uno studio molto importante su 5.000 collaboratori, che questa soluzione aveva fattori positivi in una situazione emergenziale o dettati da bisogni di flessibilità, bisogni familiari, ma poi abbiamo capito, ci hanno detto gli intervistati, quelli che hanno partecipato a questa indagine, a questo studio, che è uno studio scientifico, fatto con un consulente esterno, sì. Il senso di isolamento è importante, bisogna considerarlo, la mancanza di interazione con i colleghi, la mancanza, il senso di appartenenza all'azienda, perché il workplace community è fondamentale per sentirsi parte di una realtà. Quindi l'interazione rimane importante e questo dobbiamo considerarlo nel prossimo futuro. C'è un diverso mix da bilanciare tra la presenza fisica e il lavoro, ci sono sistemi diversi da attuare, perché il cambiamento di fatto è un percorso e ci vuole coraggio per lasciare andare ciò che appartiene al passato e integrarlo sempre con qualcosa di nuovo, e questa per me è la nuova normalità. Ecco, in questo nuovo contesto, sempre più caratterizzato da modelli di lavoro ibridi e flessibili, quali azioni bisogna mettere in campo per agevolare da un lato la collaborazione e la comunicazione tra le persone e dall'altro garantire alti livelli di produttività ed efficacia, secondo lei, Montepilli? Guardi, attraversando un po' tutti i temi che abbiamo detto, abbiamo parlato prima di quanto è importante l'ascolto di tutte le nostre persone, e questo rimane un tema rilevante. Dall'altra, l'azienda, per attraversare con nuovi modelli di lavoro ibridi e flessibili, deve imparare sempre di più a comunicare. Quindi a comunicare in maniera chiara e semplice, eliminando, se volete, anche un po' tutto il rumore dalla ipercomunicazione in cui ci siamo trovati più volte in questo periodo, e trasformando questa comunicazione in una sorta anche di infotainment, cioè di intrattenimento nella comunicazione, proprio perché tutti si avvicinino e percepiscano i contenuti della comunicazione, che deve contenere ovviamente i valori, gli obiettivi, come si calano questi obiettivi all'interno delle singole aree, delle singole funzioni. Quindi questo, la comprensione, questa vicinanza di una comunicazione diversa, agile, che comunque deve anche sempre cambiare. Noi ci siamo resi conto che abbiamo comunicato molto,
Abbiamo comunicato con nuovi mezzi che ci hanno consentito di raggiungere molte più persone che in passato, ma in un'epoca in cui tutto è veloce e cambia, anche la comunicazione deve avere sempre un ritmo di cambio costante e continuo per arrivare, perché non diventi rumore di fondo. Questo è un tema molto importante, e perché questo consente, ritorno a quello che ci siamo detti prima, comunque di consentire alle persone di sentirsi parte attiva e partecipativa dell'azienda e assumersi le responsabilità nel raggiungere gli obiettivi, nello sviluppare quindi attraverso queste deleghe nuove competenze. Noi stiamo rivedendo un po' tutti i modelli di comunicazione e ci stiamo misurando in questo, nella fase dell'ascolto, per cui al termine di ogni nostra cascading, di ogni nostro evento, comunque facciamo una piccola survey per capire se siamo arrivati dove volevamo arrivare o cosa le persone stanno cercando. Questo perché? Perché persone ingaggiate, come diceva prima la collega, che hanno un alto senso di partecipazione all'azienda, sono il vero motore, il vero veicolo per garantire livelli di produttività e di efficacia. Ecco, lei è d'accordo invece con ciò che ha detto la sua collega Bertaggia? Assolutamente sì, io dico che in realtà direi, semplificherei questo in tre assi su cui puntare, e il primo di questo, quindi sposo pienamente quello che ha detto la collega, le persone. Se la priorità numero uno è quella di far ripartire il business, dobbiamo porre il nostro focus prima di tutto sulla persona, bilanciando le criticità create da questa pandemia, da questa emergenza, da questa crisi, con la creazione comunque di un contesto che deve essere stimolante e che permetta comunque lo sviluppo delle nostre persone. E quindi per me il secondo asse sono i manager. E anche qui mi ricollego a quello che diceva la collega. I manager, oltre a vivere l'incertezza che dovranno affrontare, le sfide di motivare e far rimanere efficienti il proprio team, gestendoli proprio in una fase psicologica e lavorativa critica, stimolando positività, stimolando le persone che lavorano da remoto ad automotivarsi e dando loro, come diceva la collega, delega ed obiettivi, perché quello allora è smart working. E non dimentichiamo che se parliamo, prima ancora di parlare di smart workers, siamo obbligati a parlare di smart managers. E quindi grande punto sulla formazione del nostro management, che deve assolutamente essere all'altezza. E il terzo punto è l'aspetto cultura, una cultura inclusiva che non dimentichi i valori, il senso di appartenenza che le persone devono avere, perché se vogliamo produttività ed efficienza, e poi parlo anche di questo, dobbiamo prima di tutto parlare di valori e senso di appartenenza. Dobbiamo indurre un modo diverso di vedere il futuro rispetto a quello attuale e trasmettere positività, perché di questo c'è bisogno. Non dico che ritorneremo a quel famoso Chief Happiness Officer che in America vige da anni, ma dico che sicuramente tutti i nostri manager devono trasformarsi un po' in una figura positiva per trasmettere questo. E per invece, se parliamo in senso stretto di agevolare produttività ed efficienza, come lei menzionava, lì le leve sono sicuramente i processi, i sistemi e di fatto le competenze, come accennava la collega. Nuove competenze sono fondamentali. Essere più digitale, anche se forse non avremmo di fatto dovuto aspettare l'effetto Covid per accelerare questo, ma di fatto organizzazioni più agili con competenze più adatte a rispondere a questa necessità. La comunicazione, anche qui mi collego a quello che diceva la collega, è fondamentale. E più ci allontaniamo, più lavoriamo in maniera digitale, più abbiamo bisogno di comunicazione, di interazione, almeno nella comunicazione, se non possiamo accelerare e diffondere maggiormente quella fisica e coinvolgente. In tutto questo ovviamente ci vuole coraggio e fiducia, perché dobbiamo ritrovare una nuova normalità, sapendo che questo cambiamento fa parte del nostro modo di vivere. Ormai il cambiamento è parte di noi, ma noi come aziende abbiamo una responsabilità grandissima, che è quella di mettere sempre le persone in primo piano,
con i loro bisogni e perché possano esprimersi al meglio. Questo è un dovere da parte di noi aziende. Grazie. Bene, la ringrazio. Ringrazio Nadia Bertaggia, HR VP Mediterranean Region Sodexo. Grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi per avermi invitata. Grazie. E ringrazio certamente Marina Montepilli, Head of HR Alleanza Assicurazioni. Ringrazio anche lei e buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento anche a voi, buon lavoro. Allora, questo era il nostro ultimo panel per quanto concerne ovviamente soltanto la giornata odierna di Le Fonti HR TV Week. Ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo con il closing bell Le Fonti. A tra poco.